La legalità del noi, le mafie si sconfiggono solo insieme. Mafie che stanno cambiando pelle, da un modello di mafia militare che punta alle contrapposizioni armate, si passa alla cosiddetta mafia degli affari. Mafie che fanno sempre meno rumore ma sempre più forti e soprattutto entrano più in dialogo con la società civile. Siamo tutti chiamati in causa ad essere testimonianza di legalità, testimonianza di cambiamento e soprattutto a unire i nostri percorsi in un grande progetto di azione comunitaria, perché sconfiggere le mafie significa innanzitutto costruire comunità. Partendo dal libro scritto dal magistrato Giuseppe Gatti e dal giornalista Gianni Bianco, dal titolo La legalità del noi, le mafie si sconfiggono solo insieme, l'incontro organizzato dal Rotary punta a ricordare a ciascuno di noi che la legalità non è affar solo delle forze dell'ordine, della magistratura, dei giornalisti, dei politici e dei preti di frontiera. Si parla oggi di mafia silente, la mafia si è già infiltrata nel tessuto sociale, questo impone di affinare delle strategie di contrasto ancora più efficaci e soprattutto impone di tenere alta l'attenzione, di educare alla legalità. La presenza oggi dei giovani è fondamentale perché educare alla legalità significa anche cambiare dei modelli culturali. La legalità ha molto a che fare con i nostri comportamenti quotidiani, con la voglia di rendere migliori le nostre città, cominciando appunto da noi, dalla scuola, che deve essere la prima frontiera in cui nasce e viene coltivata la cultura della legalità.